Abbiamo qui con noi oggi il premiato Scienza Industria del 2021, Carmelo Giuffrè, presidente e amministratore delegato della Irritec SPA, tra i leader mondiali nel settore dell'irrigazione di precisione. Presidente, la sua azienda sta vivendo un momento d'oro, una presenza in oltre 120 paesi del mondo, fatturato da 204 milioni di euro. Di recente avete ricevuto per il quarto anno consecutivo il riconoscimento Gold Winner ideato da Deloitte. Come si raggiunge questo traguardo? E si raggiunge con la costanza e la volontà. Guardi, cioè non ci sono segreti, bisogna dare sempre il massimo per stare nelle prime posizioni. Anche sua figlia ha raccolto il testimone dell'azienda, è infatti diventata ambasciatrice di sostenibilità dell'azienda, di recente è stata insignita del premio SDG Pioneer 2021 dal Global Compact delle Nazioni Unite per la gestione sostenibile dell'acqua ed attualmente finalista al premio Gamma Donna 2021. Insieme, quali sono i traguardi che vi proponete di raggiungere con la Irritec? Ma guardi, tutti andiamo sempre sulla stessa barca. La sostenibilità è diciamo, aziendale e certamente Giulia è in prima posizione. Appena la settimana scorsa una ricerca dell'Ipsos ha evidenziato che il 73% tra i giovanissimi 14-17 anni non si pone il problema dello spreco idrico e ritiene che la scarsità di acqua non sia né una questione globale né tantomeno che l'acqua sia una risorsa a rischio. Cosa ne pensa e come si combatte questa mentalità e questa scarsa conoscenza della preziosità dell'acqua? Io credo che comunque oggi dove c'è la guerra, dove ci sono guerre è perché manca l'acqua. E il futuro sarà sempre questa, mancherà sempre di più questa risorsa. Potremmo fare le automobili elettriche, ma non potremmo fare l'acqua, non potremmo fabbricare l'acqua. Quindi l'acqua è un elemento naturale, ma la fabbricazione sarà sempre più difficile farla. A fronte dello spreco di acqua dei paesi ricchi, corrisponde quello che stava anticipando lei, fa da contrastare la carenza idrica dei paesi più poveri del mondo. Voi stessi da poco avete annunciato di aver aperto una nuova sede in Senegal, altro paese dove la questione idrica e l'acqua potabile è uno dei temi particolarmente scottanti. Come si affrontano le carenze idriche o addirittura l'assenza totale di acqua in questi paesi? E noi dall'Occidente abbiamo anche una responsabilità etica nel risparmiare l'acqua. Certo, guardi, io posso dire per prima cosa che l'acqua noi non la fabbrichiamo, ma quella che c'è cerchiamo di utilizzarla al meglio possibile. Quindi l'acqua è una risorsa, come dire, finita, determinata. Bisogna soltanto cercare di utilizzarla al meglio. L'utilizzo oggi, nell'agricoltura è oltre il 70%. E questa è la fascia più importante che deve diminuire a favore delle persone, a favore delle città, e anche l'industria deve cominciare a ridurre enormemente l'utilizzo. È troppo importante avere l'acqua nelle case. Carmelo Giuffrè da Capo Sorlando per aver abbinato alla figura di manager di una delle più rilevanti e innovative aziende a livello internazionale della Smart Irrigation la sensibilità verso le tematiche formative delle nuove generazioni, contribuendo all'affermazione di una cultura industriale ecocompatibile, attenta alla riduzione dell'impatto ambientale e all'impegno sociale. È stato un grande piacere conoscerla.